Bene, ho parlato per circa mezz'ora, poi mi sono resa conto che la telecamera non stava registrando. Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Chiara e oggi sono qui per farvi un video un po' particolare. Non so bene come chiamarlo perché non so nemmeno io di cosa si tratta principalmente. Vi vado a mostrare le mie scatole, una principalmente, ma ce ne sono altre due sparse, di roba che io conservo o di prodotti che sono lì in attesa di essere utilizzati, perché magari, che ne so, uno shampoo che ho comprato, ma sto ancora utilizzando uno che sta in doccia e quindi sta lì in attesa di essere utilizzato. Come una sorta di decluttering, non vado a declutterare nulla, però magari ci sono cose che mi servono qui dentro e che non ho ancora, che magari mi sono scordata perché è molto tempo che non vado a vedere in questa scatola cosa c'è, quindi magari prima cosa pulisco tutto e diciamo metto un po' a posto perché è tutto un casino, adesso vi faccio vedere e poi magari vado a vedere qualche prodotto che mi serve e lo vado a pescare e a metterlo nella sua postazione. E niente, vi mando subito al video. Allora, la scatola in questione è questa, come vedete è di un ordine che ho fatto su Maghilalia tanto tempo fa, però come vedete è già straborda, infatti io non so più dove mettere la roba, e questa diciamo è la scatola principale di tutte le cose che conservo, però ho altre cose appunto in altre scatole come vi ho detto anche nell'intro. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere è questo doccia gel doccia questo gel doccia della Neo Bio. Questa è alla caffeina, non ho idea del perché l'ho preso. Ha un odore molto particolare, comunque è semplicemente un gel doccia sempre utile e non mi serve in questo momento. Poi una cosa molto interessante, manco tanto in realtà, è una cosa che in realtà mi ha preso mio padre, ed è uno di questi, come si chiama? Questi asciugamani per i capelli dopo essere fatti lo shampoo che dovrebbero assorbire tutto. È qui perché non l'ho ancora utilizzato in quanto io ce n'ho già uno, che mi trovo benissimo, è fatto in microfibra come i tessuti di quell'accappatoio oppure di telimare che adesso si portano. Non è come questo, però mi trovo ancora bene con quello, quindi non lo so, è in attesa, non so se mai lo utilizzerò, se lo darò a qualcuno. Ma penso che un giorno lo proverò per curiosità. Tra l'altro, il colore è molto carino. Poi abbiamo queste che sono, per esempio, uno di quei prodotti che vi dicevo che sono aperti, però utilizzo ogni tanto e quindi lascio lì. E sono praticamente le erbe che io utilizzo per farmi gli impacchi. Abbiamo da una parte l'NN neutro e da un'altra parte il NEM che io trovo su Aromazon. Questi li ho comprati veramente tanto tempo fa, infatti potrebbero anche essere scaduti, però li devo assolutamente utilizzare, soprattutto in questo periodo veramente urge un NE, un impacco. Se vi interessa a proposito, come io mischio queste polveri, perché ce ne sono anche altre, per farmi un impacco per i capelli che è strabiliante, fatemelo sapere che vi faccio volentieri il video adesso che preparo l'impacco. Poi abbiamo un burro cacao di Green Natural, e anche questo l'ho preso su Bialchimilla. Questo è il burro di karité con SPF 15 e in attesa di essere utilizzato. Sempre dell'olio di Bialchimilla. Abbiamo l'Invisibubble, questo qui nella colorazione Bronze Me Pretty. Vabbè, non si vedrà mai perché è super pieno di luce qui. Comunque è questo e non si è ancora rotto quello attuale, quindi ce l'ho ancora lì. Poi abbiamo. Questo mi interessa tantissimo, però penso che lo terrò per qualche viaggio che farò. È alla carota e al cocco. Non ho ancora aperto, ma sono curiosissima di provare la profumazione, di vedere com'è la profumazione. Questo qui. Poi ecco, un prodotto per esempio che mi serve, e che ho comprato anche un po' di tempo fa, ma non l'ho mai aperto, è un detergente intimo della Beauty Formulas. Sapete che io mi trovo molto bene con queste. Cioè, con alcuni di questi prodotti di questo marchio che io trovo sempre su Maghilalia, mi trovo molto bene. Questo è Feminine Intimate Cleansing Wash della profumazione Gentle, che è questa qui viola. Ce n'erano diverse e costava tipo 1 euro, per questo l'ho presa, non per altri motivi. E quello che utilizzo adesso, la profumazione è molto buona, quello che utilizzo adesso mi è finito, quindi lo metto da parte per portarlo con me in bagno. Poi di questi ne ho una caterva. Vabbè, questo è lo shampoo della Sien. C'è troppa luce in questo video.
Questo è lo shampoo della Sien, questo qui, Pro Vitamin al Anti-Dreyful, come cavolo si dice. Comunque sarebbe tipo antifurfora, ma anche se io non soffro di furfora, è l'unico che ha un non buon inci, da quello che ho capito. Mi piace tantissimo, costa tipo 1,19 euro. Ne prendo tantissimi anche perché è l'unico shampoo che utilizza il mio fidanzato e lui Lidl non ce l'ha, quindi io quando vado là e trovo questo shampoo ne faccio sempre scorta perché finiscono subito e quindi poi quando gli serve glielo do io. Poi abbiamo un balsamo della pH Bio, di questi prodotti ce ne sono diversi in realtà, sempre la linea che troviamo da Lidl. Questo è balsamo camomilla aloe vera. Questo non mi serve ancora, ma mi servirà tra poco perché la maschera della stessa linea pH Bio che trovo sempre appunto da Lidl, che sto utilizzando e che amo, mi sta finendo e quindi tra poco andrò a utilizzare questa. Questo è il Leomilla al talco fiorito di Alchemilla, appunto. Un nome molto carino, di un deodorante di 100 ml che ho preso sempre appunto su Alchemilla. Ho tipo 3-4 deodoranti aperti in questo momento perché nessuno mi piace, e quindi sto cercando di smaltirli in qualche modo andando in giro puzzolente, però in qualche modo li devo smaltire, quindi aspetto prima di smaltire quelli per poi utilizzare questo. Abbiamo questo bagnoschiuma della Bottega Verde che andrò a utilizzare subito appena mi finisce quello che sto usando adesso. Questo è il 98% naturale, e ha un profumo buonissimo, questo all'avena. E vabbè, comunque mi piace tantissimo, è un bagnoschiuma molto buono, in realtà è già usato come vedete perché l'ho portato tipo a mare una volta, mi sembra, non mi ricordo. Poi l'ho messo da parte per finire quello che ho adesso, ma lo andrò subito a utilizzare, quindi anche questo lo metto da parte. Ho le strisce Vette di cui vi ho fatto il video dei prodotti preferiti dell'estate. Queste sono diverse ovviamente da quelle che vi ho fatto vedere, sono tipo questa mandorla così, e niente, mi piacciono tantissimo. Queste sono qui in attesa di essere utilizzate. Poi abbiamo l'acqua micellare della New Bio che vi ho fatto vedere, mi piace anche se non mi piace l'odore perché sa di rosa, nonostante sia al sale marino e menta tipo, non capisco perché sappia di cioè profumi di rosa, però vabbè, mi piace, sono 150 ml sempre su Alchemilla. L'ennesimo shampoo, questo qui sempre della pH Bio al cocco, che sono curiosissima di andare a provare perché poi la profumazione di cocco è veramente buona. Questo non ho resistito, sono andata ad odorarla lo stesso, ma la profumazione è veramente buona, non vedo l'ora di provarlo. Però sto finendo primo il suo gemello Altimo che ho appunto in doccia, che tra l'altro mi è durato veramente mesi e mesi, cioè non finisce più, e poi andrò a utilizzare questo. Vi giuro, ennesimo shampoo, vedete, mi sto rendendo conto adesso che ho un sacco di shampoo, per esempio, perché ne ho anche un altro. Allora, questo shampoo alla Wild Rose, questo l'ho preso semplicemente perché ero curiosissima, perché quando uscì tantissimo tempo fa, quando uscì questa linea, io non ero riuscita a prendere lo shampoo, presi altre cose, ma non mi ricordo manco quali. E quindi appena l'ho visto l'ho ripreso subito, però comunque è uno shampoo bio e anche questo sono curiosa di provarlo. Ennesimo prodotto di Bioalchemilla, cioè che ho preso su Bioalchemilla, è il body butter di Volga Cosmetici che io amo tantissimo. Non l'ho ancora aperto, cioè sì, lo aprì con voi nel video, però solo per vedere come erano le condizioni della polvere di perla, ma non vedo l'ora di provarlo. Sto cercando di finire quella che ho adesso, che non ce la faccio più perché io le creme corpo proprio non ce la faccio, cioè le odio. Ennesimo deodorante di cui però ho già avuto una mezza recensione perché ho visto che non è piaciuto, purtroppo, a saperlo prima non lo compravo, è questo deodorante della Sien Nature Altimo. Ci sono, mi sembra, due profumazioni, ho scelto questa Altimo. Anche questo ovviamente è in attesa di essere aperto perché ne ho mille ancora, però spero che su di me funzioni diversamente. Vabbè, abbiamo questo deodorante per i piedi, detto proprio sinceramente, questa polverina sempre della Beauty Formulas che io compro solamente perché costa pochissimo, costa tipo 1 euro e in realtà non lo utilizzo io, ma è per mia madre perché lei utilizza tantissimo questi prodotti, e le piace molto, quindi lo compro solo per lei praticamente. Una crema mani della Bottega Verde, anche questa è per mia madre, qui in attesa di essere utilizzata perché non ha buon inci, mi uscì in regalo con l'ordine che feci. E quindi ce l'ho qui in attesa che lei mi chieda, cioè finisca la crema che sta utilizzando adesso e me ne chieda un'altra, però io non la utilizzerò mai. Questa è alla vaniglia, petali di vaniglia, crema mani. Poi uno shampoo ennesimo che purtroppo sono quasi sicura che non mi piacerà perché il suo gemello che ho in doccia non mi piace, è questo shampoo della Natura Verde, shampoo ecobiologico uso frequente. Non lo so, le confezioni mi piacciono molto, costano sui 4-5 euro, quindi manco pochissimo, però non è una sassata.
Ero curiosissima di provarli. Devo dire che sia il balsamo che lo shampoo dell'altra linea, ma non deluso molto. Ve lo farò vedere magari nei video shampoo balsamo bio buoni. E non, però, comunque ce l'ho e lo dovrò utilizzare prima o poi. Smetterla di comprare shampoo. Poi un'altra polverina. È questa qui. Perché chiamo polverine? Queste, sì, come si chiamano? Powder, sì, queste polveri. Che sempre prendo su Amazon, il fieno greco, che in realtà io so che si utilizza in modo molto particolare, tipo che si mette con l'acqua e si fa crescere, non so cosa succede, ma io lo utilizzo semplicemente così, aggiunto all'Enneo e agli altri impacchi che mi faccio per i capelli, e mi piace tantissimo. Ha un sacco di proprietà, tutte queste piante hanno un sacco di proprietà che si vedono da subito, cioè dalla prima applicazione si vedono veramente tanto le differenze, quindi mi piace molto, anche se questa vedete è minuscola rispetto a quella dell'Enneo. E poi abbiamo anche la questa è difficilissima da pronunciare, Bringarage, boh, non lo so, comunque questa vi faccio leggere, non c'entra niente l'anacomi, ma è solo il contenitore. Comunque quest'altra polvere di Aromazone che anche devo smaltire. Poi l'indissolubile di Borobio, che in realtà non dovrebbe stare qua perché le cose di make up io le metto da un'altra parte, in attesa di essere aperte. Comunque questa qui nella colorazione 01, che non vedo l'ora di provare. Ecco, questa è un'altra cosa che mi serve, la crema seno preparatoria della Bio Mamma Prima Man. Ovviamente, come dico tutte le volte, non sono incinta, ma non c'entra niente il fatto che sia Prima Man, basta avere delle smaiature o cose del genere, vorrei tonificare un po' il seno o quello dove la mettete, insomma, e vi bastano come motivazione per prendere una crema del genere. Vabbè, questa insomma mi piace molto, il profumo è molto molto buono, ne presi due perché erano in offerta a tipo 2,30 euro invece di 9 euro, 7 euro di sconto, quindi ne feci la scorta. E quindi l'ho presa, quella che avevo prima mi è finita, quindi questa la vado subito ad inserire in bagno nel mio cassetto. Vabbè, qui abbiamo un campioncino tipo di quei cosi che danno in hotel. Di bagnoschiuma, di shampoo bagnoschiuma, no, shampoo e balsamo. Ho preso perché mi piaceva tantissimo il profumo. E per i viaggi può essere molto utile. Quindi questo. Oddio, ho trovato un temperino dell'Astra, anche molto carino, devo dire, ma non ho idea di come io ce l'abbia, perché io non compro, ripeto, prodotti Astra. Poi abbiamo questo Buro Corpo di questa linea di Lidl che ho visto che è ritornata, quindi vi prego andatela a vedere, è una scatola con, mi sembra, 5 o 4-5 prodotti, tutti super buoni, tutti ottimi, con una profumazione stratosferica. Questo è il Buro Corpo, che è l'unico prodotto insieme alla crema mani, che è quella che sto utilizzando adesso, che mi piace, che mi è rimasto, e mi piacciono tantissimo, vi giuro, questo è più un burro che una crema. Quindi sì, prima di penso che andrò ad utilizzare prima questa di quella di Volga, perché ce l'ho da più tempo, quindi urge. Però veramente questa è sempre una gioia, qualsiasi prodotto di questa linea è sempre una gioia perché ha una profumazione stupenda e delle consistenze buonissime, e costa, mi sembra, 7,99 euro o 6,99 euro tutto il kit, quindi pochissimo. Poi questa crema mani della, oddio, quante creme mani e cose che non utilizzo. Anche questa andrà a mia mamma perché non ha buon inci. Carissimi, amatissimi cerottini, sempre della Beauty Formulas, che straamo, ve lo consiglio, prendetele almeno una volta. Poi abbiamo, un'altra erba, oddio mio, cioè un'altra polvere di queste erbe qua, la Brammi. Anche questa su Aromazone, anche questa la uso per fare gli impacchi. Alcune di queste si possono utilizzare anche per fare delle maschere, spesso mi cimento. Poi abbiamo un balsamo, questo qua mi è stato regalato sempre quando sono andata in Francia da una mia amica, ed è, dovrebbe essere un burro, un balsamo per tipo il raffreddore o comunque quei balsami tipo il Vicks, insomma, per intenderci. Poi per ultimo abbiamo questo carbone attivo che avevo comprato per fare la maschera, ma non l'ho mai fatta, e adesso non so se farmi il coso per i denti, per sbiancare i denti, insomma in qualche modo lo utilizzerò perché devo assolutamente utilizzarlo, ce l'ho tantissimo tempo e mai utilizzati. Qua del carbone attivo, oddio, abbiamo quasi finito, non ci credo. Vabbè, questi che possono sempre servire per quando faccio le maschere. Poi abbiamo un'altra polvere che è praticamente finita,
Era questa che profumava tantissimo. Questo è un profumo stratosferico. Non so assolutamente pronunciarlo, quindi ve lo faccio vedere. Anche questo buonissimo, sempre per le stesse cose di prima. E questo è un siero viso che devo assolutamente buttare perché l'avevo fatto io tipo 2 anni fa. E ne avevo fatto però tantissimo a base di aloe e altre cose. Lo devo assolutamente buttare. Ragazzi, vi comunico che lo scatolo è vuoto e adesso andrò a riempirlo. Questo video sarà super super lungo. Vi faccio vedere, dopo aver riempito, vi faccio vedere velocemente le cose di make-up o altre cose che c'ho nelle altre scatole, però molto velocemente, e poi chiudiamo questo video. Quindi vi faccio vedere velocemente. Allora, ho messo qui belle strisce con il guanto per struccare, la maschera, shampoo. Gli shampoo, questi qua, shampoo, balsami e questo bagno schiuma. Qui e sotto sotto qui abbiamo tutti i burri, la crema solare per l'anno prossimo, i cerottini, il carbone, le due polverine piccole, la spugnetta di Kiko. Qui abbiamo l'Ibisi Bubble sotto le altre polverine, il talco per i piedi, l'acqua micellare della Nebbio, crema mani e crema mani. Poi il burro cacao, deodorante, deodorante, le cose per il viaggio, però ci vado a mettere queste due polveri, l'Enne e il Nem, perché sennò non c'entrano. Poi abbiamo queste altre due scatole che vi ripeto, vi faccio vedere molto velocemente, dove principalmente ho uno è praticamente inutile perché ho tutte le scatole di prodotti che ho aperto, soprattutto di make-up, di cui per esempio voglio ricordarmi l'inci o voglio mantenere la scatola finché li utilizzo e poi quando li termino li butto. Non so perché ho questa fissazione, penso sempre che possano servire in qualche modo, quindi li conservo. E poi vado ad inserire anche questi prodotti che vanno appunto nella parte make-up. Allora, come vedete in questa scatola di Sephora ho principalmente le cose di make-up. Allora, questo che è la scatola appunto del Fenty Beauty, che questa veramente non riesco, cioè dovrei buttarla perché è totalmente inutile. Però no, veramente non ci riesco perché non lo so. E poi dentro c'è il vellutino, cioè c'è il vellutino dentro. Come faccio a buttare qualcosa del genere? Aiutatemi. Poi c'ho la scatola della Moderna Renaissance. Vabbè, altre cose. Comunque vi faccio vedere principalmente le cose che ho come scorta. I prodotti che ho come scorta. Allora, c'ho questo smalto della We Makeup che è sicuramente tra tutti il più vecchio che sto mantenendo qui, perché è semplicemente uno smalto, tra l'altro come si aprono in modo figo sti cosi della We Makeup, sono stupendi. Si chiama Santelmo Red, ecco, capirete che è un red classico. Gli smalti si chiamano How, si apre in questo modo. Non so perché nessuno ci ha mai pensato prima di aprire le cose in questo modo. Ha la sua scritta classica che è in tutte le scatoline di qualsiasi genere, di qualsiasi prodotto. Ed è questo lo smalto, molto simile a quello là di Catrice. Quelli di Catrice. Comunque è qui perché, ovviamente, essendo un classico red, non lo voglio aprire e farlo seccare prima di finire quello che ho adesso, che è appunto quello della Catrice. Poi vabbè, il blush della Full 2.0 che avete visto di Kiko, il The Balm, il bronzer blush, che sono quei prodotti tipici che io utilizzo in estate, quindi questo viene rimandato alla primavera prossima. Infatti in questo modo c'è la sua cosa, ma non lo apro ancora perché ho un sacco di bronzer da terminare e poi voglio aprire questo. Un correttore della Kiko nella colorazione 05, mi sembra, no, 04, della linea classica. I due smalti di Essence, il top coat e il base coat, questi dovrebbero essere i migliori, cioè la miglior coppia base e top coat esistente, tipo almeno tra i low cost, consigliato da un sacco di gente, ma sto finendo prima quelli che ho. Il correttore camouflage l'ho messo qui, ve l'ho fatto vedere nel video, però ne ho altri da smaltire, quindi per ora l'ho messo qui. Il piegaciglia di Essence, poi alcune di queste cose di Nabla, che ne ho altre, anche altre sparse da qualche parte. La Brow Tint di Makeup Revolution, che come sapete mi piace moltissimo. Il Cabrow, una palettina di Nabla, questa qui, che ho inutilizzata. Questo, ecco, questo per esempio lo devo togliere perché mi è finito. Quindi purtroppo lo vedrete nei prossimi prodotti di make-up finiti, ma questo lo devo andare a gettare, anche se è troppo carino. In questa scatola, come vedete, ne ho appunto altre di queste cose inutili che potrei veramente buttare, ma non ce la faccio ancora. La Cocoa Blend che, cioè, scusate, scusate, come faccio? Poi questa, la Vice, questa per esempio la potrei buttare, perché comunque non la regolerò mai, quindi non mi servirà mai. Questa invece ho pensato di regalarlo molte volte, quindi la conservo. La Bonbons. Poi abbiamo l'Alien,
che qui per un motivo molto lungo da spiegare, che non so se vi interessa, anche se probabilmente la maggior parte di voi non saranno mai arrivati a questo punto del video. Comunque è l'alien di Dirmagler, ma che io amo, è 30 ml, a parte che non mi viene da utilizzarlo perché ho paura che finisca. E una volta finito non potrò mai ricomprarlo. Questo mi è stato regalato per fortuna dal mio fidanzato, che è un santo. Lo faccio vedere, ma lo conoscerete tutti. E poi perché è veramente molto forte, io posso utilizzare questo genere di profumi. Oh mio Dio, ma sei tutto rotto, sei tutto spiaccicato, cosa è successo? Sei morto? Ti devo buttare, non dirmi questo, ti prego, ti prego. E come sapete, soffrendo di allergie, i profumi non li posso utilizzare, quindi è qui in attesa. Poi, questo è appunto l'altro prodotto dei provenzali che vi ho detto che sto utilizzando, l'olio dermo multiattivo. Questo mi serve. E poi abbiamo questa scatolina dove c'erano tutte le cose del Deal Real, però di quando uscì tanto tempo fa, grazie al quale ho provato appunto il mascara che odio e anche l'eyeliner, tra l'altro. Cioè, ho buttato 37 € perché sto coso costava 37 €, dove abbiamo quello di Puro Bio, l'ombretto e gli altri due di Nabla che ho. E quindi muovate ad inserire anche quello di prima. Abbiamo i Soft Matte Lip Cream di NYX. Questo si è suicidato da adesso. Ha deciso da solo lui di suicidarsi. Quindi abbiamo capito che lo dobbiamo togliere da qui. E poi questa scatola di Sephora con un sacco di... Cioè, no, ragazzi. Cioè, io lo so che non è normale. Qui ci sono tutti i rossetti e le tinte labbra. E vabbè, questo lo tengo. Quindi allora ho tolto queste tre confezioni, il mio cane si lamenta, ho tolto queste tre confezioni, sì, lo so che è un po' una stronzata, per alcuni può sembrare una pazzia, però non tutti li conservo, non di tutti i prodotti, altrimenti ce ne sarebbero 10 scatole. Quindi questi sono i prodotti che ho preso per mettere in bagno, il gel dell'agente intimo, il bagno schiuma in attesa, la crema seno, poi questo che devo buttare. Niente, io per montare questo video ci metterò 700 anni, probabilmente appunto, ripeto, non sarete mai arrivati a questo punto, quindi non so se vale la pena salutarvi e mandarvi un bacio, comunque sto scherzando, io ve lo mando lo stesso. Vi mando un bacio, vi sentiamo al prossimo video, fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi è intrattenuto, ci vediamo al prossimo video, ciao!